Rieccoci qua dopo lo stacco pubblicitario, dopo il servizio del Robot Festival e le interviste fatte da Andrea a artisti e personaggi. Siamo di nuovo qua con i nostri ragazzacci e adesso partiamo subito con una domanda al temibile Andrea. Cosa... Già temibile, ah, non ho fatto niente io. Cosa fate per crescere, per dare al vostro festival un carattere sempre più internazionale? Giriamo il mondo, no? Scherzo. Allora, devo essere sincero, questo è un po' il percorso più importante che abbiamo intrapreso negli ultimi anni, nel senso che ovviamente crescendo il festival ci siamo resi conto che comunque uno come dire, dei fattori chiave per farlo crescere ancora di più e per fargli assumere, insomma, questo carattere sicuramente più trasversale possibile è quello di renderlo più internazionale. E abbiamo iniziato con tante collaborazioni in questi anni con tanti paesi, con il Brasile, mi viene in mente, con il Messico, con la Croazia, con l'Olanda, con la Germania. E ultimamente è stato proprio una delle nostre linee di azione, quella di creare un sacco di media partnership internazionali, per di più a carattere europeo, e quest'anno devo essere sincero che abbiamo iniziato ad avere anche degli ottimi risultati in questo senso, se è vero che già una discreta percentuale dei partecipanti al festival viene da fuori Italia. E adesso viene un po' il bello, nel senso che abbiamo ricevuto anche delle ottime recensioni dall'estero, bisognerà mettere, come dire, fieno in cascina e continuare su questa strada. A breve realizzeremo uno showcase del festival a Buenos Aires in Argentina, quindi, come dire, la nostra ferma intenzione è di proseguire in questa strada che, ovviamente, se vogliamo veramente, non a parole, confrontarci con i migliori festival europei, è l'unica strada da seguire. Cosa manca o cosa ci vorrebbe o cosa potete portare voi del Robot Festival in Italia che adesso manca? Cosa Cosa manca? manca che adesso... Ma non so, nel senso che secondo me ognuno ha il suo modello da seguire e organizza gli eventi nella maniera che ritiene più giusta. Noi abbiamo il nostro, lo stiamo portando avanti ormai da diversi anni, stiamo provando a, così come è stato prima nel momento del kindergarten, quando facevamo crab, e così ora nel periodo del festival, e quindi durante questa esperienza del robot. Noi ci siamo impegnati a farlo diventare un vero e proprio festival, quindi non semplicemente DJ set e live set, ma anche una serie di contenuti che sono sezione cinema, quindi screenings, performance, mapping, video art, workshop, c'è l'Hacker Day, c'è la giornata dedicata addirittura ai bambini, quindi Robot Kids, cioè è un mix di cose che messe insieme e che naturalmente unite ai live set e DJ set costituiscono poi quello che è il nostro festival che poi vive di due location, di una diurna che è Palazzo Renzo, che la portiamo avanti nella parte, diciamo, diurna appunto, dalle 4 di pomeriggio 5 fino a mezzanotte, e poi quella notturna che invece è quella più danzereccia, tra virgolette. Non so, secondo me noi speriamo di essere una fonte di ispirazione, come lo siamo già stati in passato col club, e speriamo che in Italia sempre più realtà si diano da fare a organizzare eventi di questo tipo, che secondo me sono belli, portano anche bella gente, escono anche un po' fuori da quello che è stato magari la prerogativa da club che c'è stata negli ultimi anni in Italia. E questo più o meno. Allora passiamo a un altro Un sacco di argomento. risate. Sta divertendo. Siete simpatici, Bene, questo molto è bene, un buon andiamo segno avanti. comunque, se no ero Bene, così. dai che passa il tempo. Comunque, sì, passa il tempo, ma ne abbiamo tanto perché abbiamo riservato una puntata per voi e per sapere anche qual è stata o quali sono state le soddisfazioni più grandi che avete avuto nel vostro lavoro. Ah, pensavo si potesse dire qualsiasi cosa, No, nel no, vostro nel lavoro. vostro lavoro. Allora, Conoscerti, ovvio. ma devo essere sincero, magari faccio fatica a identificare, come dire, dei momenti collegati proprio alla realizzazione di un progetto, quanto più magari a
dei momenti in cui uno percepisce magari il momento di svolta, capisce sì. che ce la può fare, che ovviamente, come dire, si dice sempre in Italia è più difficile fare le cose, soprattutto in questo campo secondo me è vero, nel senso che per tanti motivi, quindi non solo per colpa delle istituzioni a volte, per colpa come dire, di una prassi condivisa che può non essere quella giusta per fare delle cose di un certo livello, ma in generale comunque ci sono un po' di barriere all'entrata o comunque di problemi legati alla voglia di non osare, di non provare a fare qualcosa di diverso o perlomeno di percorrere sempre strade comunque già battute. Ecco, quando ci sono dei momenti in cui, anche non necessariamente contemporaneamente alla realizzazione di un evento, in cui anche solo nella preparazione si capisce che forse ce la stai per fare, che stai andando nella direzione giusta, che ricevi magari un sì insperato di un'idea che hai avuto, ecco, secondo me quelli sono i momenti molto intimi, devo essere sincero, in cui uno capisce che forse sta andando nella direzione giusta, anche perché è difficile, soprattutto in questo settore, che qualcuno venga e ti dia una pacca sulla spalla. Quindi se uno aspetta, come dire, i riconoscimenti e la riconoscenza è molto difficile. Però se uno intimamente più o meno ha ben chiaro quello che vuole fare, o perlomeno un'idea di massima, e ci mette tutta la passione, ecco, nel momento in cui magari sente che tutta la passione non è stata, come dire, perlomeno non il 100% della propria passione è stata buttata al vento, ecco, quelli sono i momenti in cui almeno io personalmente mi ritengo molto soddisfatto, a prescindere poi che un evento abbia un'ottima riuscita, come è stato sicuramente il festival di quest'anno, per cui ovviamente ha generato un sacco di soddisfazione in noi, come tutti anche quelli che ci hanno lavorato e ci hanno partecipato, però intimamente è più secondo me nel momento della preparazione, oppure anche poi a distanza stessa dalla fine dell'evento, quando, come dire, siamo a bocce ferme, uno capisce esattamente quello che è successo, cosa ha fatto, perché standoci nel mezzo è anche sempre molto difficile avere come dire, un giudizio molto obiettivo. Okay. Per me personalmente ci sono dei momenti precisi che hanno segnato il percorso di questi 7 anni, dei momenti in cui senti di aver vinto delle scommesse, cioè questo, cioè magari ci sono state delle scommesse, delle idee portate avanti per cui magari c'erano tutte le tensioni del caso, anche i rischi, no? E quando poi dopo invece si sono realizzate determinate cose e sono corrisposte addirittura in maniera maggiore rispetto a quelle che erano le aspettative, allora a quel punto senti di avere la voglia, la forza di andare avanti, perché ti rendi conto che in effetti ce la stai facendo, che stai andando nella direzione giusta. Ci sono dei momenti, per dire, io ora, giusto per mantenere proprio dei frammenti che ho in mente, mi ricordo benissimo quando un paio d'anni fa a Palazzo Renzo sul live di Gol Panda sentì un urlo enorme della gente appena uscì scritto il nome a Palazzo Renzo alle 10 di sera, dissi cavolo. Allora forse possiamo iniziare a spingere, a osare, nel senso, con un nome così in Italia per adesso non c'era mai stato entusiasmo, invece c'è, allora stiamo andando nella direzione giusta. L'anno scorso il live di John Hopkins davanti a 3.000 persone era come di solito in Italia succede per, appunto, per i grandi DJ, quindi abbiamo capito che forse la musica e anche tutto il resto stavano portando la gente di un certo tipo a seguirci, e questo è stato, per quello che mi riguarda, molto soddisfacente. Poi ovvio, scontato, quest'anno a bocce ferme, come ha detto Andrea, vedere quella massa di gente in fiera, che per noi era una scommessa nuova, in una location che era il doppio più grande, se non di più, il triplo forse più grande rispetto a quella che avevamo prima, e lasciare fuori tanta gente perché era sold out, è stato un po' un segnale che forse finalmente ce l'avevamo fatta. Che le cose andavano nel verso giusto. Sì. E per i desideri o progetti futuri cosa avete in mente? Sogni nel cassetto, Marco. Sì. Personale. Certo. Sogni nel cassetto. Ma no, il desiderio è sempre quello di crescere, di fare in modo che il festival diventi un appuntamento fisso, che sia riconosciuto e riconoscibile da parte nostra, che ci metteremo sempre il massimo dell'impegno. Come è sempre stato, noi ogni anno abbiamo fatto un percorso dalla prima edizione all'ultima,
sempre cercando di fare qualcosa in più, cercando di migliorare i nostri errori, i nostri difetti. La cosa bella è che siamo un gruppo che si stimola a vicenda, siamo molto attenti, ognuno nel proprio ambito, nel proprio ruolo, a migliorare ogni anno quello che magari non è andato bene l'anno prima, e cercare di spostare l'asticella sempre più in alto, cercando di fare le cose per bene, però sempre senza fare il passo più lungo della gamba, perché secondo me, secondo noi credo, è importante riuscire ad arrivare a, non solo ad avere un riconoscimento a livello numerico, quindi a sapere che sempre più persone si avvicinano al festival, ma soprattutto a fare in modo che queste persone ci stiano bene dentro il festival. Quindi noi preferiamo magari fare qualche persona in meno, ma che queste persone che vengono siano soddisfatte e felici, e non numeri più grandi con persone scontente. Quindi cercare sempre di andare avanti. Qualità e non quantità, quindi. Assolutamente, qualità e non quantità, ricerca, e l'obiettivo è quello di, ripeto, di internazionalizzarlo anche sempre di più come pubblico, cioè riuscire a portare più gente anche che venga da fuori e fare in modo, esatto, e fare in modo che comunque anche l'Italia, come noi andiamo a Barcellona, piuttosto che io ora sono tornato da un festival a Cracovia molto bello, Berlino, cioè, insomma, che anche l'Italia abbia modo di portare qui gente ad un festival di musica elettronica. Ecco, riguardo a questo, secondo voi l'Italia è a un livello inferiore rispetto alle altre nazioni europee e non, o è a pari, o semplicemente abbiamo meno afflusso, meno interessati, e se è così, no? Se questa è la realtà, cos'è che si potrebbe fare per cambiare le cose? Se le cose debbono essere cambiate. Molte volte è un problema di cultura, io credo, nel senso, purtroppo, nel senso, non che noi siamo ignoranti, ci mancherebbe. È solo che la cultura è anche, cioè, nel senso, in Italia per molti anni, credo, purtroppo, si è investito più sui nomi e meno sulla cultura della musica, e quindi sul fatto che la gente molte volte segue delle mode, va dietro a dei nomi che magari neanche conosce. Non è un caso che, per dire, un artista come Riccardo, per dire, che abbiamo avuto quest'anno a Robot, in Italia non sempre sia amato, nonostante lui sia magari uno di quelli che fa più ricerca musicale. Questo avviene perché tante volte il suo nome l'ha preceduto, molto dipende da Ibiza, da quello che succede lì, e gli italiani gli piace seguire molto le mode. Anche nel club in Italia in questi anni si è lavorato molto in questa direzione. Invece nelle altre nazioni, come può essere in Germania, come può essere in Spagna, la gente conosce la musica, va lì per la musica, si appassiona ad artisti che producono, come può essere un John Hopkins piuttosto che un James Holden, al pari che andare a sentire i DJ. I DJ è il momento del divertimento, i produttori che fanno i loro live è il momento della musica, loro ascoltano quella musica anche quando sono a casa, anche quando si trovano appunto col proprio iPhone, eccetera. E quello in primo luogo è molto importante, quello che noi cerchiamo di fare col festival è proprio portare quel tipo di pubblico, portare la gente che, per dire, quest'anno è venuta a vedere Moderat come se andassero a vedere un concerto dei Radiohead, capito? In quella direzione lì. Che nome hai tirato fuori, oddio! Per quello che riguarda invece il resto, naturalmente anche fa star bene la gente nei locali è molto importante, cercare di tenere i prezzi contenuti, però nello stesso tempo fare in modo che loro rispettino quello che succede dentro le location, questo è molto importante. Un'altra piccola domanda e poi abbiamo il tuo momento cruciale. Avete intenzione, ti tocca, avete intenzione di diciamo fare un altro festival che non sia il Robot, o concentrarvi per maggiorare l'eccellenza del Robot Festival? Ma allora, di idee in cantiere ne abbiamo tante, nel senso che ovviamente il festival rappresenta per noi poi un po' la somma di tutti i lavori che facciamo tutto durante l'anno, e quindi ci riaggrega quando poi durante l'anno ognuno poi ha, come dire, la sua strada, i suoi progetti. Sicuramente, ovviamente, quando, come diceva Marco, si vince una scommessa o comunque si riesce a trovare come dire, una nuova partenza, non tanto un punto d'arrivo, ma quanto una nuova partenza,
per andare, come dire, in una direzione che già che era quella che volevamo andare, ecco, questo apre un sacco di scenari in più, e quindi questo è il momento in cui, insomma, ci siamo, non abbiamo mollato il colpo, ci siamo già ritrovati svariate volte dopo il festival, non tanto per commentare o per dirci bravi di quello che era successo, ma quanto subito per mettere in campo tutte le idee che magari sono subito scaturite dalla realizzazione dell'ultima edizione del festival. Quindi già abbiamo programmato una serie di appuntamenti di avvicinamento alla prossima edizione, che sarà il prossimo ottobre. Il prossimo è già questo, no, non questo mercoledì, mercoledì 5 novembre, in cui avremo il piacere di ospitare il live di Ben Frost, che è uno dei nomi, insomma, un po' più culturali, come diceva Marco prima, e che quindi stavamo inseguendo già da un po', che sarà protagonista anche a Club to Club tra qualche giorno, e poi da lì tutta una serie di appuntamenti che non saranno solo su Bologna, ma saranno in giro per l'Italia e ovviamente quello che stiamo programmando anche in giro per l'Europa, sempre per il discorso che facevamo prima di cercare di internazionalizzare il pubblico, il marchio, ma anche il nostro stesso lavoro, insomma. Ok, adesso passiamo alla musica piuttosto che alle parole, e ascoltiamoci qualche disco. Non ti fare male? Parola alla musica. Allora, ragazzi, staccate. Oddio.
E come sempre è arrivato il momento di salutarci, siamo alla fine di questo speciale sul Robot Festival, salutiamo i nostri ragazzacci, cari amici, che vi aspettano per il prossimo Robot Festival e vi aspetto anch'io alla prossima puntata. Seguiteci sul canale YouTube Sorry I'm Not a DJ. Ladies and gentlemen, welcome to Sorry I'm Not a DJ.